Salve a tutti signori, quest'oggi siamo di fronte a una tastiera dal XXI secolo per il gaming. Come vedete è membrana e ha i tasti in plastica, ma vi assicuro che ha molte altre feature interessanti. Tanto per cominciare, i tasti sono rimovibili con un taglierino e molti sforzi. C'è un rischio altissimo di spaccare direttamente il tasto, ma così potete pulire tutta la merda che finisce lì sotto. Il cavo è un'altra bella trovata del cazzo. Intanto per cosa sei scemo? Guardate come si attorciglia e in futuro si spacca questo bellissimo cavo in gomma. Ah già, a proposito di qualcosa che si spaccherà molto presto. Dimenticavo di farvi vedere questi fantastici inserti in legno sul presunto poggio polsi. Adesso ditemi semplicemente una cosa, ma che cazzo c'entrano gli inserti in legno? Vogliamo poi parlare di questo Mauser? Cioè, per gli americani provoca tumori, ma vacca boia se è lesto. Adesso andiamo a vedere le principali feature. I tasti laterali sono pure pattume! Troviamo poi quello per modificare i DPI, tre modalità, poi la rotella, che madonna cara questa si spacca domani. Ma pensavate che questi fossero tasti? Come ogni mouse smarso che si rispetti, abbiamo un sensore laser e la sua chiavetta Bluetooth, che ora eccola qua. Qui abbiamo il vano batterie, ci vogliono due batterie, madonna che fastidio, bisogna... Ecco qua. Ora mi accingo a fare una cosa ridicola, cioè dover accendere il mouse. Per provarlo su strada dobbiamo liberarci del nostro vecchio e inutile equipaggiamento. Ed eccoci qua dunque, pronti a sfidare i giocatori online col nostro fantastico kit cinese. Il valore è di 10 più 2 euro, mi vi assicuro che asfalteremo le chiappe. Ecco qui il nostro eroe che gioca a Cube 2, le ha prese. Oh, attenzione, le ha prese. Oh, eccolo qui, le ha prese. Oh mio Dio, oh, le ha prese. Eccolo, le ha prese. Sentilo come il grattati. Ora vi mostrerò le mie tecniche segrete di spaziatura.